Salve a tutti voi, questa puntata è dedicata interamente alla settimana europea sulla sicurezza che viene promossa nella terza settimana di ottobre di ogni anno dall'Agenzia Europea sulla Sicurezza sul Lavoro. Siamo poi andati alla Convention Nazionale Ambiente e Lavoro che si tiene a Modena ogni 2 anni e abbiamo intervistato il rappresentante del governo italiano proprio nel board dell'Agenzia Europea della Sicurezza. Sempre alla Convention di Modena, sul tema della formazione e della sicurezza e su 2 esperienze interessanti, abbiamo intervistato 2 esperti nazionali. Ora vi faremo vedere uno dei nuovi cartoni animati europei Napo e un bel filmato realizzato dal governo brasiliano proprio sulla sicurezza in edilizia. La salute e la sicurezza sono centrali sia per le aziende che per la competitività delle aziende e per la stessa economia europea. Possiamo raggiungere l'obiettivo di ridurre gli incidenti e il numero di malattie professionali. E questo è cruciale per il successo delle imprese. Il principale insegnamento che abbiamo tratto dalla costruzione dell'Olympic Park di Londra è questo. La gestione della sicurezza non è tanto un problema di soldi, ma riguarda soprattutto le persone, i contratti, la pianificazione del lavoro in modo appropriato. Serve coinvolgere tutti fin dal primo momento e fare azioni concrete. Crediamo che il comportamento dei dirigenti aziendali sia essenziale. I leader devono essere un esempio per tutti i lavoratori. Questa è la chiave per il successo della politica di salute e sicurezza, insieme al continuo dialogo con sindacati e lavoratori. Questa campagna europea tiene conto della discussione fatta a livello europeo con le associazioni degli imprenditori riguardo ad una politica di prevenzione del rischio. Il motivo per cui la Commissione europea ha deciso di investire in questa campagna è perché pensa che ne trarranno vantaggio non solo i lavoratori e le imprese, ma tutta la società europea. L'OSCA ha come suo, diciamo, DNA quello di elaborare le migliori idee e le migliori prassi, le migliori best practice e diffonderle a tutta Europa. L'importanza intanto delle campagne europee per la sicurezza è fondamentale perché non c'è nulla di più utile che individuare un argomento che si ritiene molto interessante, che si ritiene proficuo per raggiungere degli obiettivi e chiedere a tutti i destinatari diciamo, delle norme di sicurezza nel nostro caso di ragionarci sopra e di lavorarci. Negli ultimi 10-15 anni le norme si sono evolute tutte nel senso del potere direttivo, dell'ordinare al lavoratore e verificare poi che quegli ordini impartiti fossero rispettati e quindi considerare, diciamo, in qualche modo il lavoratore più un soggetto, più che un destinatario vero, attore delle norme di sicurezza, un soggetto, come dire, considerato molto poco partecipe, solamente come un punto di arrivo di un ordine e il rispetto di questo ordine impartito. E questo probabilmente negli ultimi anni aveva anche portato un po' a una sorta di, non so come dire, di disinteresse da parte dei lavoratori, perché tanto c'è il datore di lavoro che ci pensa lui, e lui, il datore di lavoro è responsabile lui, ma poi c'è il preposto, sì, poi ci penseranno gli altri alla mia sicurezza.
Il tema della percezione della rappresentazione del rischio sul lavoro, in particolare nel settore edile, sicuramente è un aspetto importante e di grande attualità. La percezione del rischio risente di aspetti psicologici, cioè tutti quanti noi siamo persone diverse con un diverso modo di percepire appunto le cose, soggettivamente. Questo aspetto psicologico viene influenzato dall'appartenenza culturale, cioè abbiamo origini culturali diverse, da paesi di origine diverse, questo in edilizia a volte è anche drammaticamente evidente, nell'ostacolo, nella difficoltà a comunicare, e rispetto a quelli che sono anche i comportamenti in gruppo, cioè le regole scritte e non scritte nel gruppo, che condizionano la nostra percezione del rischio, il sottovalutare i rischi, quindi diventare temerari e quindi non vedere più un rischio che è realmente presente. Abbiamo utilizzato il linguaggio del teatro, in particolare del teatro dell'oppresso, per formare i comportamenti sicuri a partire da casi reali di infortuni realmente accaduti. Questo è più interessante, più coinvolgente, più efficace per ottenere appunto comportamenti sicuri, quindi non tanto una formazione di tipo burocratico normativo, ma psicologico comportamentale, la reale sicurezza delle persone per la tutela propria e altrui nei luoghi di lavoro. Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família. Il tema della formazione nella materia della salute e sicurezza per tutti è considerato uno dei pilastri fondamentali della prevenzione, perché in realtà è fondamentale che i lavoratori, ma anche i preposti, tutte le figure addette alla salute e sicurezza siano formate. Questo l'ha consolidato anche l'accordo Stato-Regioni, proprio un accordo che anche le parti sociali hanno voluto, ma principalmente è stato proprio siglato dalla Stato-Regioni. Nell'accordo Stato-Regioni viene proprio specificato che la formazione si fa solo in aule sotto i 35 persone presenti e che devono essere fatte delle verifiche dell'apprendimento, deve essere fatto dei metodi di problem solving. Bene, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa nostra trasmissione. Vi ricordiamo che su YouTube, canale Edilizia Sicura, potete vedere e scaricare liberamente tutte le puntate andate in onda di Edilizia Sicura e anche le versioni integrali delle interviste con gli esperti. Arrivederci a tutti.